Queste quattro immagini allora per raccontare in tanti modi diversi, ben complementari direi in questo caso, educazione alla cittadinanza globale. Spesso la chiamiamo semplicemente ECG, qualche volta togliamo cittadinanza e la chiamiamo educazione globale, l'abbiamo chiamata anche con altri nomi, però un po' lo scopo di questo pomeriggio è di provarle a chiamare educazione alla cittadinanza globale perché in Italia forse abbiamo coagulato un po' di sforzi comuni intorno a questa sigla. E vi dico subito attraverso due slide un po' qual è l'obiettivo che ci proponevamo Paola ed io e che speriamo possa essere condiviso. Immaginate di mettere al centro di questi sette rettangoli, quello orizzontale, diciamo, il titolo o alcune parole chiave di un progetto, processo, di una cornice educativa che vi sta a cuore. Beh, la nostra idea sarebbe quella di farvi un po' progettare allora un percorso educativo a partire da quella priorità. E quindi vedete altri sei rettangoli in cui potreste inserire quelle che sono delle mediazioni fra quello che sappiamo ci sarebbe utile e anche un modo di comunicarlo all'interno e all'esterno di processi educativi formali, qualche volta anche non formali. Io metto qui al volo cinque, diciamo, categorie che spesso ci sono tornate utili, nel senso di andare direttamente in una progettazione per competenze e risultati di apprendimento, pensando al tipo di contenuti, ma anche alle risorse, penso anche agli spazi, agli ambienti, e poi ovviamente a degli approcci, a delle metodologie, a delle tecniche, così come a forme di monitoraggio e valutazione. Qui ci sono quindi cinque sollecitazioni, nello schema ci sono sei spazi e non è detto che qualcosa non si possa togliere, aggiungere, ristrutturare, però l'idea da questo momento in poi è un po' da parte nostra porgervi una domanda: come portate a casa ognuno di voi quello che stiamo dicendo in funzione di lavorare? Quando diciamo shaping the city, stiamo dicendo di dare forma a delle città in un senso più fair, più equo. E equo, come sapete, si divide in almeno due parti. Almeno io quando vado nei negozi del commercio equo trovo dei prodotti che da una parte mi parlano di una maggiore giustizia sociale e ambientale, dall'altra anche di una maggiore libertà, non tanto nel senso liberista del mercato, ma di riuscire ad apprezzare e anche a dar valore a delle diversità, al di là di quello che è un certo tipo di distribuzione, grande distribuzione organizzata in questo momento, per esempio, ci suggerisce. E quindi, se volete, l'invito principale è sì, da parte mia e di Paola, condividere alcune informazioni con voi, ma sempre funzionali a che cosa scriviamo e che cosa scriviamo in maniera complementare. Uso la metafora dello scrivere per dire che tipo di processi di progettazione, di immaginazione, anche un po' di desiderio e di futuro possiamo portare a casa nella concretezza dei processi educativi che sono al centro di oggi pomeriggio e che sono ovviamente anche da contestualizzare in modo diverso per ognuna e ognuno di noi. E questo potrebbe voler dire arrivare anche a delle griglie, per esempio, di osservazione e valutazione formativa. Insomma, qui mettete dentro voi poi il livello di dettaglio, le cose che state cercando. Le competenze in chiave di cittadinanza sono già state abbastanza definite dalla scuola e io non ci rivado sopra più di tanto. Abbiamo dei documenti di riferimento nella educazione formale, così come abbiamo già distinto fra competenze, diciamo, in chiave multidisciplinare e in chiave disciplinare. Possiamo sempre tornarci su questi assi e su questa interdisciplinarietà, lo do un po' per scontato come un linguaggio comune su cui eventualmente sviluppare un pensiero critico. E ovviamente abbiamo anche le nostre tabelle qui nella scuola di secondo grado, scusate, di primo grado, secondaria di primo grado, no, non è molto diversa in realtà nel secondo grado. In realtà, forse uno dei temi oggi pomeriggio non è tanto fare a meno di queste cose, ma un po' ristrutturarle, un po' rileggerle. Se volete, c'è un po' un'idea di disapprendimento, non nel senso che buttiamo qualche cosa, ma che lo rileggiamo. E il tema centrale, quello che ci guida, quello che un po' abbiamo detto può essere questo asse di equità, sono questi 17 obiettivi che ormai abbiamo stabilito più di 5 anni fa e che avremmo in teoria altri 10 anni per cercare di raggiungere. Forse ricorderete che quando sono stati in qualche modo
definiti e non sono stati definiti all'ultimo momento, molte organizzazioni della società civile erano anche insoddisfatte per le cose che erano rimaste fuori, per alcune sottovalutazioni, quindi non è che questa sia la panacea, però sicuramente ci segnalano, così come ci menzionava Paola, l'impronta ecologica, uno iato, un percorso da fare importantissimo e spesso anche molto urgente, quindi riuscire ad avere una consapevolezza di quali sono in questo momento alcuni assi portanti di un impegno per rendere il nostro territorio più equo e in relazione con un mondo più equo è sicuramente una dimensione importante educativa, dove non farsi schiacciare però anche dalla quantità di contenuti e di cose che in teoria saremmo tenuti a sapere. Non può funzionare così l'educazione solo per mancanza o per differenza. Non menziono neppure, però credo che sia chiaro a tutti, che se nel 2015 ci siamo messi d'accordo su qualche cosa, questa storia dal punto di vista di una giustizia sociale e climatica nella diciamo dimensione di una multilateralità e nella storia delle Nazioni Unite nasce perlomeno alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, la prima conferenza mondiale è del 72, c'è un percorso importantissimo diciamo da allora a Johannesburg e poi con gli obiettivi del millennio e ora di sviluppo sostenibile. Questo vuol dire per ognuna di queste diverse anime anche dei protocolli e dei processi che ognuno ci offre uno spaccato molto interessante di come società civile, politica, attori, sia di trasformazione sociale, sia di ricerca e analisi, riescono a volte a provocare cambiamenti importanti, e credo che questa dimensione del capire alcuni meccanismi in un percorso scolastico, per esempio, automaticamente non ci dia il tempo di approfondirli tutti contemporaneamente o anche semplicemente più di un paio. E queste sono scelte, ma allo stesso tempo sono processi importanti per continuare a parlare di speranza in questo ambito. Così come le immagini sono fondamentali e l'informazione è fondamentale per avere chiaro ogni tanto anche il disastro che abbiamo davanti. Si continua a parlare di cambiamento climatico quando in realtà è una crisi conclamata dal punto di vista climatico, ma è solo una delle crisi. Qui siete di fronte alla deforestazione in corso, che evidentemente non è soltanto un problema climatico, ma anche di biodiversità, per esempio, e potrei continuare su questa linea. L'obiettivo che più ci riguarda da vicino, dal punto di vista metodologico, è sicuramente quello di un'educazione finalmente di qualità. Attenzione, perché gli obiettivi di millennio e in parte anche quelli di sviluppo sostenibile sono stati un po' un impoverimento di un ragionamento che c'era stato negli anni 80 e 90 su un'educazione per tutti lungo tutto l'arco della vita, su un diritto universale, in un momento invece in cui negli ultimi 25-30 anni si è cercato anche di privatizzare e mercificare il comparto dell'educazione. E questi, diciamo, obiettivi, nel momento in cui incontrano il 4.7, parlano esattamente di quello che noi facciamo oggi pomeriggio. Vediamo di far emergere un po' questi sei temi. Si parla di sviluppo sostenibile, di stili di vita, di diritti umani, di parità di genere, di cultura che non può essere che pratica della pace e della non violenza legata alla cittadinanza mondiale, e di valorizzazione della diversità culturale, la diversità come un vantaggio. Di questo parliamo quando parliamo di educazione alla cittadinanza globale. Non può essere ridotta a una sola battaglia, queste cose stanno insieme, un po' come quando parliamo di diritti umani non ne possiamo pensare a uno slegato dagli altri. E ognuna, se volete, di queste dimensioni ci dice di quanto semplicemente negli ultimi 50 o 100 anni abbiamo fatto dei passi importantissimi anche a livello cognitivo, anche a livello di riconoscimento, e quindi di come la dimensione educativa sia fondamentale soprattutto dal punto di vista dello sviluppare un apprezzamento delle diverse visioni, ma anche della possibilità di cambiare realmente attraverso dei patti condivisi il nostro modo di vedere le cose. Pensate semplicemente all'Italia e alla parità di genere, anche semplicemente al voto, per esempio. Ci sono stati dei cambiamenti importantissimi, altri altrettanto importanti li abbiamo davanti. Giustamente si evocava prima Fridays for Future o Extinction Rebellion. I segnali, diciamo, dal basso in questo momento ci sono. Come li misuriamo? Come li verifichiamo questi obiettivi? Anche qui è chiamata in causa l'educazione formale. Dal punto di vista più generale, diciamo,
l'agenda 2030, che racchiude questi obiettivi, ci dice che dobbiamo andare a vedere se le politiche, i piani di studio, la formazione dei docenti, la valutazione degli studenti in qualche modo si aggiornano rispetto a questo. È chiaro che dietro c'è un mondo, cioè queste cose possono essere semplicemente gli indicatori quantitativi o effettivamente un dibattito e un riconoscimento condiviso di quello che sta succedendo, soprattutto di quello che dovrebbe succedere. Questo vuol dire che, per esempio, quando pensiamo all'impronta ecologica, dobbiamo andarci a vedere in che modo questo può tagliare attraverso il curriculum, non essere ridotto e allo stesso tempo produrre delle domande specifiche rispetto a qual è la mia impronta ecologica. Come posso confrontare e capire in che modo mi posiziono io rispetto al mondo? Quando arriviamo a questa dimensione di responsabilità insieme ai due pilastri, quello della libertà e quello della giustizia sociale, che in qualche modo animano l'educazione alla cittadinanza. Abbiamo dati su tutto questo, preso l'impronta ecologica come uno dei tanti e come alcune delle cose che ci permettono di guardare immediatamente al nostro territorio, ai nostri gesti quotidiani come qualcosa da osservare, pensare e qualche volta anche cambiare o utilizzare per far meglio. Tre ambiti di legittimazione di tutti questi discorsi, non sono nati ieri. L'UNESCO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa sia di cultura, sia di educazione, sia di sport, ha una lunga storia, soprattutto il 74 è stato un punto di svolta. Nel 96, nell'educazione un tesoro, oltre ai pilastri classici dell'educazione, si inserisce quello del vivere insieme, di come collaborare, progettare, trasformare conflitti in comune. E da lì nasce, 10 anni dopo, un decennio tutto dedicato all'educazione e allo sviluppo sostenibile, che viene molto associato, diciamo, come cuore all'Agenda 2030. Non dimentichiamoci che degli altri decenni, delle altre decadi, l'ONU, l'UNESCO, le ha dedicate all'educazione ai diritti umani, all'educazione alla pace. Nel 2014 l'UNESCO ha sentito il bisogno di definirla un po', questa educazione alla cittadinanza globale, e ci ha regalato, diciamo, l'ennesimo, ma direi anche molto interessante per poi lavorarci a scuola, l'ennesima cornice in cui va a vedere quali sono le competenze e quali sono poi dei contenuti specifici, lo vedete in basso, dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista affettivo e da un punto di vista invece di abilità e di comportamenti. Se voi ci fate caso, nello specchietto in alto, il numero 7 è il rispetto per la diversità e la promozione della comprensione interculturale. Si diceva prima del lavorare, è riconosciuto nell'Agenda 2030, con la diversità come un vantaggio. Ebbene, vi faccio solo un esempio rispetto a questo 7, ma lo potrei fare per ognuno. Rispetto a questo l'UNESCO poi va in profondità e ci dice: bene, vogliamo capire quello? Allora questo è l'albero delle competenze interculturali. Abbiamo bisogno di capire dove stanno le radici, il tronco, i rami e le foglie. E vedete che questo ci riguarda veramente da vicino, perché le radici di questo lavoro, che in parte coincide proprio con la prospettiva di chi vuol provocare processi di apprendimento trasformativo, prendono in considerazione la cultura e i processi di comunicazione, sia interpersonale sia più ampi. E da qui l'UNESCO, già ormai una decina d'anni fa, ricava 7 ambiti di competenze. Quindi facciamo attenzione, qui noi abbiamo, diciamo, di passaggio 1 di 8 competenze. In realtà, quando l'andiamo a vedere da vicino, questa cosa, e lo dico anche perché poi dobbiamo avere dei processi del dare priorità e del capire che cosa suscitare, invitare e che cosa osservare nei processi di apprendimento. Quindi quello che sembra una dimensione in realtà comprende il capire come apprezzare gli altri, il rispettarli, e va insieme sempre all'autopercezione delle lenti con cui guardiamo il mondo, del dove siamo noi, della nostra posizione, che vuol dire riconoscere altre prospettive. Tutto questo sta, diciamo, dentro la capacità o meno di coinvolgersi in un dialogo, e questo nasce da una capacità di ascolto che evidentemente non è soltanto in funzione di una diversità culturale, ma è profonda e anche identitaria per certi versi, e coinvolge tutti gli attori, non soltanto il bambino o lo studente in sé, ma l'ambiente familiare, amicale, scolastico, professionale con cui viene in contatto.
solo a partire, diciamo, da questi quattro fattori noi possiamo cominciare a dire che effettivamente è possibile avere delle prospettive di adattamento, di costruzione di relazioni improntate a un'umiltà culturale. Vedete come ognuna di queste dimensioni che sembrano andare a braccetto, poi dal punto di vista di un ragionamento educativo, ci coinvolge in maniera anche abbastanza complessa e ci chiede priorità e capacità di comunicazione con colleghi che possono essere meno, diciamo, vicini, avere meno familiarità di noi con questi temi. Questo invece è il Consiglio d'Europa, che ha pensato che competenze invece che in tre ambiti era meglio spacchettarlo in quattro e quindi aggiungere la dimensione dei valori a quella delle conoscenze, degli atteggiamenti e delle abilità. Su questo potremmo discutere, ma fondamentalmente stiamo andando nella stessa direzione. Dove è interessante questa cornice? Dal punto di vista della legittimità, perché qui abbiamo due istituzioni fondamentali e se pensiamo in maniera globale non possiamo che cercare anche questo accordo globale, non in quanto vincolante, ma perlomeno in quanto riconoscimento di territori comuni. E poi dal punto di vista degli strumenti, cioè dietro ognuna di queste aree di competenze, sia l'UNESCO sia il Consiglio d'Europa ci forniscono strumenti molto concreti per andare a proporre e osservare processi educativi. Questo vuol dire anche ripartire da un'idea di scuola intersecata alla natura, intersecata all'idea di comunità. E qui io potrei soffermarmi sia sulla parte ambientale, sia, non lo faccio in questione di tempo, sulla parte della giustizia sociale, delle relazioni. Mirella, sento dei rumori che vengono da te, se vuoi intervenire fallo pure, se no silenzia il tuo microfono, per favore, Mirella. In particolare, quando pensiamo alle relazioni, quindi questi due poli, soprattutto dal punto di vista anche dei contenuti scolastici, da un lato il rapporto con il mondo a tutto tondo, non soltanto quello degli esseri umani, che forse è anche uno dei piani su cui poi possiamo intenderci come esseri umani, dall'altro quello delle relazioni. Allora, rispetto alle relazioni, pensare che una dimensione di partecipazione, di responsabilità nel modo in cui facciamo le cose è fondamentale non soltanto nei processi politici degli adulti, ma a qualsiasi grado di scuola. E questo, diciamo, è ellittico, cioè fin dall'analisi di quello che vogliamo fare dovrebbero esserci delle dimensioni di partecipazione, di progettazione condivisa e che generi un dialogo fra punti di vista diversi, capaci, diciamo, di continuamente adattare quello che facciamo. Quello che più impressiona a volte, diciamo, della discussione o delle riflessioni sull'educazione formale è la staticità con cui vedono i processi educativi. Chi li vive da vicino sa che sono in continuo adattamento e evoluzione, sarebbe davvero un peccato che lo fossero soltanto a partire da un punto di vista. Questo ci permetterebbe, diciamo, di cominciare a pensare che le persone sono intelligenti ed è molto difficile educare alla cittadinanza globale se non diamo per scontato che le persone siano intelligenti, ma anche soggette a un certo modo di intendere come viene esercitato il potere. E quindi è molto importante anche tenere questa coerenza nelle relazioni che stabiliamo e capacità proprio di discernimento fra che cos'è semplicemente utilizzare, avere gli altri come decorazione o come soggetti da informare o consultare ogni tanto e che cosa invece vuol dire degli effettivi processi di delega o di responsabilità da parte dei cittadini. Questa, diciamo, è una riflessione da scienze politiche, ma che in realtà attraversa e forma le persone in ognuna delle nostre classi, in ognuno dei nostri gruppi di apprendimento. Un modello di Einstein ormai di 60 anni fa, che però continua, riproposto in vari modi, a essere di grande attualità anche per osservare le cose e gli atteggiamenti con cui facciamo le cose da educatori e da insegnanti. E passo ora molto velocemente alla strategia italiana per l'educazione alla cittadinanza globale. Com'è nata? È uno sforzo congiunto all'interno del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, che vuol dire, diciamo, una serie di ministeri, ovviamente da quello degli esteri a quello dell'educazione, ma anche quello per esempio per l'ambiente o per il welfare e le politiche economiche e sociali. Ovviamente anche la parte di società civile, che molto spesso è protagonista di questi processi, ma anche
dal punto di vista produttivo tutti gli attori del lavoro, gli imprenditori in Italia, e ovviamente dal punto di vista territoriale tutte, in questo caso 21 le regioni, perché partecipano con status di regione sia il Trentino sia il Sud Tirol. Ci è voluto un pochino, diciamo, per metterli intorno a un tavolo, fare dei ragionamenti e arrivare a uno spazio condiviso, però questo spazio condiviso da febbraio del 2018 ce l'abbiamo. E questo vuol dire iniziare a guardare i processi dal punto di vista un po' di tutti e anche iniziare a metterli in relazione con quello che sta succedendo. Faccio solo un piccolo excursus su come si possono rilanciare le cose. Forse vi siete accorti che c'è una nave che ha provato a soccorrere nel momento in cui purtroppo anche l'Italia, diciamo, è molto restia a soccorrere e a rispondere alla propria identità e dovere di legge del mare. E quando Banksy ha lanciato questa nave ha insistito che il nome fosse Louis Michel. Io direi che da questa scelta che pare piccola, dal fatto di rimettere al centro un'educatrice deportata in Nuova Caledonia dove impara la lingua locale e valorizza i codici narrativi della popolazione locale, mettendo su da deportata una scuola, credo che ci insegni tantissimo sulla capacità di rileggere la storia più recente, più passata, in chiave generativa. Cosa, vado un po' veloce su questa parte perché credo che non ho tutto questo tempo, però vi riporto almeno il pensiero di Vangari Maathai, che dice che ci sono dei momenti della storia abbastanza particolari e in questi momenti vanno letti. È la stessa cosa che ci dice Ailton Krenaki dal Brasile, cioè quali sono oggi le idee, le narrazioni che riescono a ritardare la fine del mondo, a ritardare il fatto che il cielo ci caschi sulla testa. Capra ci dice che in questo momento, negli ultimi 50 anni, dobbiamo abbandonare una visione riduzionista che ha permesso tutta una serie di processi e che di fatto la scienza ha abbandonato per recuperare una visione molto diversa, una visione complessa, una visione anche sistemica, tanto per cominciare nella scuola, di unità fra mente e corpo, oltre a una serie di assiomi che stanno andando in crisi. Ma anche il messaggio che ci dà è che nelle scienze sociali ed economiche è in crisi la previsione delle crisi e mai come in questi ultimi 9 mesi ce ne siamo resi conto. Questo non vuol dire semplicemente sgomento, vuol anche dire rimboccarsi le maniche e prendere quello che c'è e provare a fare quest'altro pezzetto di strada. Dall'Italia nel mondo noi raccontiamo di come Leonardo sia stato uno che ha fatto proprio questo, pensare in modo sistemico, pensare alla natura come un pattern, una guida, e quindi a tutti gli ambiti, anche quello delle nostre mappe cittadine, come soggetto di un metabolismo, di flussi. La strategia italiana rispetto a questo ci dà alcune piste. Intanto, un po' come aveva fatto l'UNESCO per ragionare di competenze interculturali, prova a vedere quali possono essere le radici, e qui le due radici più importanti sono quello di uno sguardo a 360 gradi sulla cultura, intesa anche come cultura popolare, come quello che condividiamo nel quotidiano, e dall'altra parte quali sono i meccanismi di partecipazione. Vedete che in cima ci sono aspetti sia di apertura, sia di competenze decisionali, sia di cittadinanza attiva, sia di convivialità e, bello in grande, di pensiero critico. Questo vuol dire, ed è abbastanza in relazione con quello che diceva prima l'UNESCO, 7 grandi ambiti di competenza: di cittadinanza attiva, di approccio critico alla complessità, di diversità culturale come vantaggio, di pratiche dialogiche collaborative, di apprendimenti trasformativi, cioè a partire dall'esperienza e attraverso l'osservazione e la riflessione, e quindi in maniera indispensabile legati al proprio quotidiano e al territorio locale, ovviamente in una prospettiva che va più in là, e poi ovviamente di responsabilità per il bene comune, e forse dovremmo dire in Shaping the Cities anche di usi civici. Ultima nota, 11 pedagogie, ve le nomino soltanto perché in qualche modo credo che sia utile vedere in che modo a livello nazionale c'è stato un processo di riconoscimento. Quello della coprogettazione,
dicevamo prima quanto è importante rispetto ai processi partecipativi. L'idea di metacognizione e di valorizzazione della dimensione narrativa, non soltanto di un pensiero paradigmatico, la dimensione della complessità, una pedagogia vera e propria del pensiero narrativo e quindi anche della valorizzazione delle storie individuali di chi sta in classe, di chi sta nei processi educativi, la consapevolezza della dimensione mondiale della cittadinanza e quindi, per esempio, la capacità di recuperare sguardi diversi sulle situazioni di conflitto, di saper affrontare le radici coloniali che spesso stanno non soltanto nello sfruttamento economico, ma anche in una matrice patriarcale, in una matrice razzista che vediamo agire molto oggi in Italia, che è stata presa seriamente, per esempio, in genere dopo grandi conflitti. Pensiamo a Freinet e a quel tipo di scelta pacifista dopo la Prima Guerra Mondiale, che ha influenzato così tanto gli educatori che più hanno seminato da noi dopo la Seconda Guerra Mondiale, da Manzi a Lodi, ma prima di tutti loro, diciamo, la Montessori in questa chiave. Poi l'idea di futuro, di come coltiviamo la speranza, l'idea molto vicina a una prospettiva non violenta, anzi dalla non violenza ispirata, di una maieutica non soltanto come pratica della domanda, ma di una maieutica reciproca come circolo educativo e di cultura, dove ognuno ha non soltanto diritto di parola e di ascolto, ma anche di rapporto ricorsivo con gli altri. Ogni tanto mi perdo il mouse, scusate. E poi ancora quattro pedagogie. Quella dell'apprendimento trasformativo, cioè dell'affrontare i conflitti non necessariamente pensando che ci sia una soluzione, ma esplorandoli intanto come dimensione di apprendimento e come capacità di mediazione. In nessun altro ambiente come uno spazio scolastico, uno spazio di educazione formale, siamo chiamati in realtà a mediare, e in nessun altro ambiente spesso il curriculum rimane abbastanza implicito oltre che essere esplicito e scritto, e forse facendo emergere questo curriculum implicito la dimensione della mediazione, della negoziazione, ci rende tutti un pochino più umani, rallenta i tempi, ma forse fa emergere qualcosa di molto importante dal punto di vista degli apprendimenti. E poi non credo di dovermi soffermare sul valore della collaborazione, del mettere al centro anche giochi e simulazioni, e fondamentalmente proprio sui valori dell'educazione alla cittadinanza globale, del creare spazi in cui fra pari si possa discutere, si possa riflettere, si possano prendere delle responsabilità, in cui ci sia la possibilità di non essere immediatamente giudicati o di dover trovare la risposta giusta, proprio per favorire anche pratiche di ascolto. Bene. Questa è la strategia italiana per l'educazione alla cittadinanza globale in estrema sintesi, ma ci sono molte cose che anche Paola potrebbe aggiungere a questo proposito. E io a Paola chiedo, vogliamo proporre un esercizio in questa fase e poi ricontestualizzarlo alla luce di quello che vorresti raccontare tu, o vuoi inserire prima questo tuo intervento e poi proponiamo un esercizio? Lo chiedo a Paola, ma ovviamente qualsiasi domanda, commento in chat e o a voce nel rispetto dei tempi di tutti è benvenuta dopo questa tirata un po' troppo lunga, mi scuso, ma il tema è un po' complesso e mi interessa mettere a fuoco più di una dimensione. Allora, intanto grazie per gli spunti che sono già venuti, diciamo, rispetto alla possibile concretizzazione, diciamo, delle attività in ambito didattico, ma non solo, perché avete parlato di comunità educanti, avete parlato di urbanizzazione, gentrificazione in relazione appunto a quello che succede su un piano sia di inurbamento che di urbanizzazione. Avete parlato di obiettivi cognitivi, ma non solo, e quindi mi viene un po' in mente che effettivamente l'indagine che ormai, diciamo, da solo un paio d'anni l'OCSE sta portando avanti su competenze di cittadinanza globale, che sono altrettanto importanti e parallele a quelle che vengono prese, diciamo, in considerazione dai tanto famigerati esami che ogni tanto ci ritroviamo, diciamo, a scuola sulla letto-scrittura, le famose prove invalsi, diciamo, come vengono
vengono chiamate, e che in realtà poi rimontano all'indagine PISA, questa indagine internazionale che, come sapete, l'OCSE svolge ogni 2 anni e che appunto ultimamente, negli ultimi 2 anni in particolare, ha iniziato ad approfondire anche le competenze di cittadinanza globale. Questo è un punto centrale, perché significa che praticamente, al di là del saper leggere e scrivere, il concetto di alfabetizzazione funzionale rientra anche nel piano, diciamo, dell'essere un cittadino globale. Quindi, ad esempio, l'ultimo rapporto PISA, che poi penso che Gianfranco vi darà insieme agli altri materiali, ma che abbiamo condiviso, riguarda proprio dei temi che voi state trasversalmente toccando. Il rapporto è organizzato infatti secondo queste sottocategorie, questioni, argomenti, temi che sono parallelamente di significato locale e globale, esattamente come lo state ponendo. Comprensione e apprendimento delle prospettive rispetto alla visione del mondo da parte degli altri, e non solo, quindi, diciamo, autocentrata, etnocentrica. Un impegno nelle interazioni aperte fra le culture, quindi un esame di quelle che sono appunto anche le dimensioni, diciamo, della comunicatività, della prossemica, oltre che della linguistica, da questo punto di vista. E due temi che sono invece proprio poi legati all'impegno specifico, all'attivazione in qualche modo, quindi l'intraprendere azioni per il benessere collettivo e lo sviluppo sostenibile, e in questo senso performance che vengono, come dire, date, passate, ottenute, scambiate, e le opportunità d'apprendimento di questi tipi, diciamo, di pratiche, quindi come si fa a entrare in immersione direttamente su questo. Allora, se voi siete d'accordo, io condividerei con voi i risultati dell'ultima indagine, che sono stati appena pubblicati da Schleicher praticamente dell'OCSE, il direttore, che si occupa esplicitamente di questi temi. Quindi i dati non sono miei personali, diciamo, li ho presi per rielaborarli e farne un oggetto di discussione, perché mi sembrano particolarmente pertinenti col discorso legato ai piani d'azione locali che prima Alessio menzionava e che sono l'oggetto fondamentale della nostra attività. Cercherò di essere breve, anche perché sarebbe importante a vostra volta poi avere un commento, anche se l'idea, come Alessio va detto, è di pianificare adesso delle possibili attività e rivederci fra alcuni mesi con l'idea di aver ipotizzato delle sperimentazioni che non necessariamente ci vengono in mente oggi, ma magari appunto Gianfranco e Daniele, che sono disponibili e che vi hanno invitato all'incontro di oggi, possono assolutamente essere disponibili a raccogliere anche nel giro, diciamo, di una decina di giorni, per capire poi se e cosa possa essere sperimentato e se quindi, quando ci rivedremo e risentiremo tra qualche mese, in realtà abbiamo poi dei dati concreti su cui ragionare. Quindi provo a condividere. Ok, penso che possiate vedere lo schermo, almeno sembrerebbe, spero di sì. Si vede, scusate, se no, ok, perfetto. Allora, intanto mi sembra importante che stiamo in un momento molto particolare, almeno chi ha parlato appartiene alle scuole superiori. Siamo nel pieno di un dibattito in cui anche l'OCSE ha tenuto conto, persino nei temi che ha assaggiato, di quest'idea della pandemia. Poi lo vedremo in qualche modo. E ci sono alcune difficoltà, alcune tensioni entro le quali ci stiamo muovendo e dobbiamo muoverci. Appunto, per esempio, esiste una legge sull'educazione civica che è andata in sperimentazione adesso a settembre, però stiamo in realtà sperimentando una difficoltà ad accedere a attività scolastiche dentro e fuori della scuola.
esiste una riorganizzazione di vite familiari in funzione di orari scolastici che a loro volta cambiano o non cambiano, diciamo, non cambiano se consideriamo per alcuni ordini scolastici, cambiano per altri. Sta emergendo nel contempo, un po' paradossalmente chiacchierando con gli studenti, il desiderio invece di stare a scuola o in università e quindi evitando di sperimentare un'esclusione che al di là, diciamo, delle metodologie che possono interattive che possono essere utilizzate, talvolta sono dipese proprio da un problema di cablaggio e di digital divide. Ci sono molte persone, purtroppo, che non hanno accesso a sistemi di rete stabili, per cui diventa faticoso riuscire sia a partecipare che in, come dire, che a essere presenti. Poi, invece, per chi, come dire, si può spostare, il trasporto pubblico locale, lo state sentendo, anche il vostro presidente Bonaccini ne ha parlato recentemente, è contrassegnato in Italia proprio da forti disuguaglianze. In alcune regioni sono state moltiplicate le corse e i mezzi pubblici, in altre semplicemente sono state ritardate, oppure rimangono le stesse, per cui anche se differenziamo gli orari, in realtà, come dire, la partecipazione degli studenti non si modifica. E la scuola in questo momento, appunto, specialmente la superiore, è al centro delle discussioni. C'è chi vuole la chiusura totale, il Ministero, abbiamo sentito degli esperti recentemente, in qualche modo invece sostengono che anche in funzione dell'ospitalità del G20 del prossimo anno, sono molto convinti che l'istruzione sia al centro, così come il tema della salute globale, di una discussione che vada condivisa ad un livello internazionale. Quindi effettivamente quanti contagi avvengono a scuola è un tema importante, ma è importante soprattutto la valorizzazione dell'istruzione stessa. Ora, appunto, l'indagine PISA si è svolta attraverso due strumenti, il test cognitivo e il questionario. Qui vedete praticamente due tipi, tenete conto che in Italia è stato sperimentato soltanto la parte del questionario, quindi il test cognitivo di fatto non ha al momento dato risultati per noi. Il test cognitivo in qualche modo è un po' più profondo, mentre invece il questionario ha il vantaggio di essere sottoposto a più soggetti, studenti, insegnanti e dirigenti, come vedete, e sono soprattutto su attività correlate, autonarrate, diciamo, rispetto a quello che succede all'interno dei propri istituti. Oddio, adesso sono tornata indietro. Allora, benissimo. Quali sono in qualche modo le competenze globali che vengono accertate a questo, tramite questo questionario? Abbiamo detto conoscenze, competenze ed attitudini, ma in autonarrazione, e quindi la consapevolezza di questioni globali, l'abilità a parlarne, la consapevolezza della comunicazione interculturale, tra le abilità la competenza nello studio delle lingue straniere, l'adattabilità a vari ambienti interculturali e la capacità di avere diverse prospettive a seconda del proprio, diciamo, del posto. Si è parlato di gioco di ruolo prima, no? Quindi in questo senso qui. E le attitudini, quindi l'apertura verso gli altri, anche nei confronti delle migrazioni, il rispetto verso gli altri, vedremo cosa diventa, l'interesse nell'apprendimento nei confronti di altre culture e in generale un'apertura, una forma, diciamo, di pensiero, di apertura globale della mentalità. Allora, ci sono alcune questioni che ci poniamo e che possono essere utili quando guardiamo ai nostri studenti in classe. Intanto possiamo chiederci, avendo proprio un'idea nostra, su in che misura i nostri studenti sono competenti a livello globale. Quali sono le disuguaglianze nell'accesso, da questo punto di vista, per queste competenze globali, sia tra i paesi, sia all'interno dei paesi? E l'Italia è una di quelle che porta più differenze da questo punto di vista. Quali approcci all'educazione, qui volutamente il linguaggio ovviamente fa riferimento a tutti i vari universi, diciamo, ERIC, EUDISED, quindi tutti i vari glossari e tutte le culture che ci sono alle spalle, quindi multiculturale, interculturale e globale, sono comunemente usati all'interno dei sistemi scolastici del mondo e come vengono preparati gli insegnanti a sviluppare queste competenze globali negli studenti.
mi sono concentrata sui dati che vedono una situazione identificata per l'Italia, quindi il rapporto è molto molto più ampio, ma qui vediamo in particolare che cosa appunto avviene per il nostro paese. Bene. Il computer si è bloccato. Un paese immobile, è una metafora. Un paese immobile, esattamente. Vediamo un po' se da qui riusciamo. Ok, perfetto, da qui ci riusciamo. Allora, qui vedete la stessa definizione di qui sopra, le competenze secondo la logica OCSE. Non so se Alessio va detto, ma insomma ci sono alcune differenze tra le concezioni UNESCO e le concezioni OCSE. Ovviamente le concezioni OCSE sono ovviamente maggiormente legate ai temi del lavoro e dell'economia. Se volete meno sfaccettate su un piano cognitivo, affettivo e comportamentale, quindi molto più mirate a questo aspetto socio-economico. Da questo punto di vista, le competenze globali nell'ultimo World Economic Forum, per esempio, in cui hanno preso in considerazione le competenze su questo tema maturate dalle scuole, è venuto fuori che le competenze globali sono le prime necessarie per gli studenti e i cittadini di domani. La trovate in lista fra le prime priorità del World Economic Forum. Dunque, andiamo avanti. Questi sono appunto 27 paesi hanno avuto sia test che questionari, 39 soltanto i questionari. Allora, qui vedete intanto un primo dato. Una coerenza tra attitudini e disposizioni degli studenti, quindi gli studenti diciamo che sono più competenti in letto, scrittura, matematica, eccetera, sono anche quelli che danno in generale migliori competenze sul piano della globalità. E qui vedete praticamente le due serie, diciamo, riportate. No, non mi soffermo perché sono un certo numero, per cui ve lo dico già che se volete approfondire appunto c'è il testo con tutti gli elementi, qui dobbiamo trarre degli spunti per riflettere. Qui invece vedete l'Italia, ho messo questo perché c'è la consapevolezza degli studenti rispetto ad argomenti di salute pubblica come la pandemia. L'Italia si piazza praticamente all'interno, lo vedete è in rosso, l'ho selezionato lievemente sopra la media degli altri paesi, quindi questo tema della pandemia in realtà sta, come dire, spingendo una consapevolezza da parte degli studenti. Qui invece è un rapporto che viene fatto tra Singapore e la media OCSE rispetto alla consapevolezza degli studi globali. Lavorando su questo tema ci siamo accorti che molto spesso i paesi asiatici producono degli studenti molto più consapevoli di noi della dimensione della globalità. Questo è venuto fuori, diciamo, sia nel Lincoln Declaration, sia poi in tutte le altre successive pubblicazioni. Ecco, qui è abbastanza interessante perché abbiamo una sorta, quindi hanno preso Singapore in qualche modo come una sorta di metro di confronto rispetto al resto alla media dei paesi OCSE, e vedete che diciamo c'è una consapevolezza, per esempio sul tema del climate change and global warming, più alta, leggetelo con la didascalia diciamo più in basso, ok? Quindi il migration per esempio è esattamente coincidente, mentre per quanto riguarda il cambiamento climatico e riscaldamento globale, vediamo ad esempio che Singapore è molto più elevato. Perché ci interessa questo? Perché vediamo da questo punto di vista dov'è l'Italia, molto molto in basso praticamente. E la cosa interessante è che comunque questa analisi, questo tipo di grafico lo vedete in relazione a quello che dentro l'indagine PISA è il, come dire, il gruppo che analizza lo status economico, sociale e culturale di una certa popolazione rispondente. Quindi in questo caso, come vedete il commento, gli studenti nel quarto più alto di questo ESEX, di questo indice economico sociale, hanno una maggior consapevolezza dei temi globali. Ciò non di meno l'Italia è uno con i minori, con una minor consapevolezza.
Oh, qui anche vedete invece, scusate, la consapevolezza negli studenti migranti di queste questioni globali. Qui addirittura troviamo che praticamente la consapevolezza nei non migranti è più elevata di quella negli studenti migranti. Quindi l'Italia non è altissima, come vedete la colonnina è stretta, ma se c'è è maggiore in studenti non migranti. Vedremo che poi questi dati sono contraddittori, perché altre situazioni presentano degli elementi, come dire, dipende dalle dimensioni, ecco. Qui di nuovo vediamo invece il tema dell'autoefficacia. L'autoefficacia, sapete, è quello che praticamente permette di sentirsi all'altezza della situazione, essere in grado di agire e di conoscere in maniera coerente con il tema che sto affrontando. Qui di nuovo vedete la media OCSE, vedete la sensibilità più alta, per esempio, di Singapore, di nuovo rispetto alle emissioni e comunque ai temi del climate change. Vediamo l'Italia dove sta. Anche qui, questa analisi in particolare poi è disaggregata per ragazze e ragazzi, e diciamo che l'Italia ha, i ragazzi italiani hanno una maggior, come dire, autoefficacia rispetto a questioni globali, per quanto non sia elevatissima, come vedete. Sempre il rosso è la parte italiana, l'ho sempre riselezionato così. Vedremo poi alla fine che significa con un minimo d'analisi di genere questo e se ci può essere di qualche aiuto. Adattabilità cognitiva, anche qui queste sono le medie, la percentuale degli studenti che ha riportato praticamente che li descrive bene rispetto agli argomenti che vengono trattati, quindi qui ci sono delle affermazioni e gli studenti dicevano sì, questa frase corrisponde a quello che io voglio dire oppure no, questa frase non mi rappresenta. E vedete, sono abbastanza vicine le medie, comunque i temi sono: posso cambiare il mio comportamento per venire incontro ai bisogni in nuove situazioni, posso avere a che fare con situazioni non usuali, posso incontrare delle situazioni di difficoltà con altre persone e io posso trovare il modo di risolverlo e così via. Quindi l'adattabilità cognitiva in questo modo sta proprio nel senso della flessibilità. Vediamo cosa succede. Guardate l'Italia dov'è, quindi qui i valori più alti indicano una più alta adattabilità cognitiva, noi purtroppo siamo qua giù e quindi questo sempre per dire su che cosa potremmo spingere come competenze, no? Il tema dell'adattabilità cognitiva tra l'altro non è un tema semplicemente di conoscenze, potete immaginarle, ma più di costruzione di scenari, di ipotesi in qualche modo che possano essere vagliate e quindi rimodificare il proprio comportamento in funzione di questo. Qui vediamo invece la capacità degli studenti di comprendere le prospettive degli altri, quindi di nuovo una serie di affermazioni che rispondono che non rispondono e vediamo quello che succede. L'Italia praticamente in questo caso è tra i paesi, seppur non tra consapevolezza più alta, ma in cui le ragazze invece hanno una maggior capacità di comprendere la prospettiva altrui. Quindi in qualche modo in questa idea di passaggio di giochi di ruolo è interessante che siano le ragazze a poterne avere di più. Qui invece l'interesse nell'apprendimento di altre culture e anche qui di nuovo una serie di affermazioni, voglio imparare appunto qualcosa riguardante le vite negli altri paesi, in altre culture e così via. Eccoci qua, ecco l'Italia, anche qui purtroppo penultima in questo tipo di situazioni, quindi significa in questo caso che c'è uno scarso interesse nell'apprendimento di questioni che riguardino gli altri paesi e soprattutto le altre culture. Qui c'è una disaggregazione legata all'aspetto diciamo di genere, le ragazze comunque sembrano essere più sensibili su questo tema, quindi mostrare un maggior interesse da questo punto di vista.
Qui invece abbiamo l'interesse degli studenti migranti nell'apprendimento di altre culture e qui ci troviamo invece di sopra, sopra la media. L'Italia, la vedete, è sempre di nuovo in rosso, quindi gli studenti migranti, contrariamente diciamo alla media standard, hanno un interesse più alto nell'apprendimento di elementi legati ad altre culture. Qui trattiamo il tema del rispetto, per gli altri come persone, per gli altri come culture, come aspetti culturali, come capacità di autoespressione e come opinioni, possibilità di espressione di opinioni differenti. E qui vediamo che l'Italia, per esempio, da questo punto di vista si trova sopra la media in maniera abbastanza interessante e soprattutto le ragazze sono quelle che mostrano un maggior rispetto per persone che provengano da altre culture. Qui invece abbiamo la prospettiva degli studenti migranti rispetto al, appunto, al rispetto e vediamo qui, ve la faccio vedere, ecco l'Italia, praticamente è sempre sopra la media e anche qui gli studenti migranti sembrano avere un maggior rispetto su questo tipo di aspetti. Ultimi 10 minuti, Paola. Vado avanti velocemente. Quindi le attitudini degli studenti nei confronti dei migranti, anche qui ci abbiamo delle medie rispetto al Canada in questo caso, e anche qui l'Italia, diciamo, non c'è una grande attitudine positiva. Qui purtroppo, come vedete, siamo in un trend negativo, quindi non valutiamo molto l'apporto che dai migranti ci può arrivare. E viceversa, invece, i migranti valutano in maniera importante le attitudini verso, come dire, gli altri migranti, quindi non c'è, cioè, come dire, c'è più sensibilità in un mondo di migrazione. Qui vedete invece le correlazioni. La correlazione più alta tra tutti questi aspetti che abbiamo visto è stata l'interesse nell'apprendimento riguardo ad altre culture e il rispetto e l'adattabilità cognitiva e la presa di prospettiva, quindi in qualche modo il posizionamento, diciamo, in qualche modo, e la flessibilità da questo punto di vista. Lasciamo perdere le comunicazioni interculturali e l'unica cosa che volevo farvi vedere ancora è appunto il discorso del agire. Allora, le ragazze normalmente in funzione di quello che si è detto tendono ad agire, ad essere più attive dei ragazzi, vedete l'Italia non è così mal posizionata. E anche qui, diciamo, come dire, l'attività, l'attivismo c'ha una correlazione abbastanza interessante, soprattutto con le attitudini nei confronti di migranti, quindi questo ci possa far pensare che le due cose, grazie al contatto, possono andare insieme, e idem alla consapevolezza della comunicazione interculturale. Guardate dove siamo, avevamo visto che gli studenti italiani erano abbastanza consapevoli sulle questioni di salute pubblica, guardate quanti invece ne hanno trattati, hanno detto di averne trattato, siamo penultimi in questa graduatoria. E qui lo stesso, diciamo, vediamo l'Italia che la prospettiva di differenze, diciamo le diverse prospettive culturali sono molto vivaci, ma la celebrazione di momenti pratici, eccoci qua, siamo proprio giù in basso, quindi è come se ne parlassimo, ma poi non riuscissimo in qualche modo ad attivarle nel nostro quotidiano. Offriamo spesso programmi di scambio, ma siamo gli ultimi a fare piccole azioni concrete, guardate qua. Quindi questo cosa significa? Adesso qui c'è tutta una sintesi, ma l'abbiamo già commentata. Quali sono gli strumenti che abbiamo in mano in questo momento? Una è la strategia d'educazione alla cittadinanza globale, di cui Alessio ha già parlato. E qui il senso, vedete che gli attori in questa storia non sono solo ovviamente gli insegnanti o la scuola, ma le istituzioni, nel senso della comunità educante di cui dicevamo sopra, i giovani stessi che rivendicano sempre più degli spazi, il rapporto OCSE su questo lo chiarisce molto bene, che c'è una richiesta di protagonismo diretto, la società civile,
che vediamo anche grazie appunto alla legge sull'educazione civica, potrebbe entrare tranquillamente direttamente in contatto con la scuola e portare la scuola fuori dalle aule a dialogare con il lavoro e con l'impresa e con i media e con l'informazione, quindi riqualificando in qualche maniera il modo di fare educazione alla cittadinanza globale. Qui riportavo rapidamente quali sono gli spazi, diciamo, normativi che abbiamo a scuola per trattare di questo. Questo è l'articolo 3 della legge, appunto, cosiddetta sull'educazione civica. C'è il punto B che ci riguarda direttamente ed anche il punto G. E nello stesso tempo, nell'ambito dell'insegnamento trasversale, tutto il tema della cittadinanza attiva e globale è super presente. E lo stesso nell'articolo 8, scuola e territorio, viene auspicata l'idea di rete con durata pluriennale. I piani territoriali, quindi che cosa possiamo fare noi muovendoci adesso? Allora, qui la maggior parte delle persone sono insegnanti, però abbiamo anche dei decisori. Da questa giornata dovrebbero partire non solo quindi delle iniziative che riguardino il setting, diciamo, educativo, ma dovrebbero partire degli strumenti che permettano di strutturare questa comunità educante di cui tanto si parla. Allora, cosa significa questo? Introdurre dei processi e degli indicatori di monitoraggio e valutazione che non siano solo quelli legati alle performance scolastiche. Facciamo un esempio: ho messo un euro a cittadino nella mia finanziaria per discutere di questi argomenti. Molto pratico, molto concreto, e ho permesso quindi di discutere di questo tema con gli insegnanti della mia città. Fatto un esempio. Quindi questo 3.1 e 3.2 sono collegate. I momenti di formazione in rete come per operatori, come quello odierno, dovrebbero diventare sistematici includendo più soggetti. Quindi non solo una cosa di insegnanti per insegnanti, ma come vediamo molta parte di apprendimento viene proprio dalle contaminazioni dei vari mondi. Quindi, per esempio, cosa significa entrare in dialogo con l'aspetto economico, con il lavoro, con i sindacati da questo punto di vista, con i media, quindi come rinarrare per esempio quello che io posso fare a scuola, come posso entrare in contatto con la fabbrica che ho sul mio territorio, non considerandola soltanto un bancomat, ma per esempio potenzialmente un luogo di sviluppo di competenze dei ragazzi in ottica globale. Tenete presente che questa, diciamo, è la carta dei piani territoriali discussa a livello nazionale, ma ci sono già gli esempi applicativi. Per esempio, le Marche hanno già approvato la legge, altre sono in discussione. Nelle Marche è già emanata, già da qualche mese. Già da qualche mese, e cioè, la legge significa anche risorse finanziarie connesse, non è soltanto, come dire, la parte, diciamo, legislativa, ma anche il decreto attuativo che permette di utilizzare le risorse per fare le cose, perché sennò il problema è che sembra che siamo sempre chiusi nei nostri spazi. Quindi iniziative di coordinamento fra enti e attori locali per favorire questa azione complementare. Penso che per esempio uno delle cose principali, uno degli strumenti principali in questo è la Fondazione con i bambini, sta lavorando moltissimo da questo punto di vista, dando spazi di progettazione condivisa e insistendo moltissimo sul tema delle comunità educanti. Milano per esempio ha lavorato già molto bene su questo tema, quindi vi invito ad andare a vedere in rete cosa c'è. Però anche il lavoro di squadra all'interno delle scuole in funzione di questi obiettivi trasversali, questa difficoltà permane. Nonostante parliamo di interdisciplinarità da tanto tempo, purtroppo continua a esserci una visione, ed anche per quanto abbiamo sentito le programmazioni legate all'educazione civica restano, come dire, appannaggio, compito, onere più di una persona che di un sistema collegiale. Quindi questo andrebbe decisamente scardinato secondo la prospettiva che stiamo proponendo. E poi appunto queste attività, dicevamo, di implementazione in rapporto col mondo dell'economia, del lavoro e dell'impresa. A Modena il lavoro che si sta facendo, per esempio, che può essere di rilettura ma educativa in senso ampio, è rileggere i budget, le programmazioni e i documenti ufficiali in funzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Allora,
collegarci in questo, e c'è stato un gruppo tra dirigenti e assessori che hanno ben lavorato sui temi che esistevano in questa fase relativamente alle politiche educative esistenti. Allora, perché non collegarsi da questo punto di vista? Perché non trovare degli spazi di congiunzione? Ho quasi finito. E quindi l'ECG deve cominciare a diventare una soglia, una cartina tornasole, sicuramente rispetto a temi comunitari e non solo alla mia scuola o alla mia professione docente. L'impianto deve essere di sistema con una visione coerente. Poi sarebbe interessante cominciare a fare degli studi anche sugli aspetti economici, cioè quali sono, quanto serve per realizzare attività in questo tempo che, ok, vengono ritenute così importanti a livello mondiale da far parte del G20, ma quanto spendiamo di risorse in questi termini? E poi non far andare da questo punto di vista gli strumenti in conflitto, perché che lo facciano i PON, che lo facciano i FAMI, che lo fa il Ministero degli Esteri, beh, sarebbe importante coordinarsi da questo punto di vista. E quindi utilizzare, per esempio, proporre dei tavoli nazionali permanenti. La strategia, non so se Alessio ve l'ha detto, ma è nata da una volontà condivisa. Il tavolo è stato messo in piedi dal Ministero degli Esteri, le ONG erano vice coordinatori, i coordinatori erano gli enti locali, c'erano dentro le università, c'erano dentro il mondo del lavoro, c'era l'ASVIS e tutti gli altri. Quindi benissimo, questo deve proseguire, non può essere stato one shot e non può fermarsi al piano iniziale. Basta. Allora, non so se rispetto a tutto questo che abbiamo detto, che è di nuovo, come dire, tentativo di input e carne al fuoco, vi vengono dei commenti o delle possibili, come dire, riadattamenti di quello che avevate pensato. Sappiamo che sono le ultime battute, siamo in chiusura, quindi va bene qualsiasi commento anche, diciamo, di verifica, di feedback a quello che è avvenuto qui, ma anche di proposta di quello che può succedere in seguito, sia usando la chat, che permette un po' a tutti anche contemporaneamente di segnalare anche agli organizzatori aspetti da prendere in considerazione, cose da rilanciare, sia volentieri anche a voce, insomma. Stiamo andando un po' oltre il tempo, magari qualche minuto ce lo possiamo prendere. Se non ci sono interventi, intanto io confermo che vi manderò, perché la dottoressa Berbeglia e anche il professor Surian mi hanno mandato ulteriore documentazione che vi manderò via mail anche oggi stesso o domani mattina. E in più, se siete d'accordo i relatori, anche le vostre slide potrebbero essere far parte del materiale che possiamo condividere con quelli che hanno partecipato, certo. Quindi ve li posso mandare. E poi ovviamente, come diceva appunto Paola, visto che questa, e lo abbiamo detto all'inizio, questa iniziativa si articola in due puntate, la seconda puntata è quella, come dire, tra virgolette più partecipativa, e quindi il ragionamento, avevamo costruito questo percorso proprio per, e abbiamo dato un titolo, valutazione partecipata dei piani di azione locale, quindi era il tentativo anche di mettere in valore tutte le esperienze dei vari territori, come in parte abbiamo già fatto grazie anche agli interventi che ci sono stati da parte di alcuni partecipanti, per cui noi siamo ovviamente disponibili via mail, utilizzate la mia mail come punto di riferimento per tutta la documentazione, tutte le proposte che poi io girerò a Paola e al professor Surian. Se non c'è altro, se non c'è qualche commento, domanda, perché siamo in chiusura, quindi. Personalmente vi invito fortemente appunto a buttar giù anche solo qualche riga, ma che dia, come dire, vi faccia in qualche modo entrare in collegamento con gli altri, proprio per cominciare a fare un discorso di rete, perché è come se no, se rimanesse una comunicazione soltanto per chi ha parlato. Invece, se questo tema dello scambio circola, è molto importante e passerà sicuramente attraverso quello che voi scambierete tramite Gianfranco e tramite di noi. Quindi
Bene, direi allora che ci possiamo. Ah no, vedo che qualcuno sta scrivendo, sì, sulla chat. Forse Camilla può intervenire direttamente. Ah, non funziona l'audio. Ah, ok. Proviamo a leggerlo, cosa ha scritto Camilla, Paola, magari così vediamo. Dice, sono Camilla, lavoro in WeWorld, partner del progetto Shaping Fair Cities. Grazie per l'interessante formazione, questi sono momenti fondamentali non solo per le scuole, ma anche per l'organizzazione della società civile. Proprio per quanto riguarda lo scambio di sinergie e buone pratiche in tema ICG, sperando di fare cosa utile, volevo condividere con i partecipanti delle linee guida metodologiche per insegnanti ed educatori, che abbiamo prodotto nell'ambito di un altro progetto europeo, Migrant Ed, che affronta i temi dell'ECG, degli SDGs, migrazioni e dialogo interculturale. Le linee guida contengono sia una base teorica, ma anche delle buone pratiche di azioni concrete che si possono sviluppare nelle azioni educative. Le trovate qui e lì c'è l'indirizzo web che forse Gianfranco può mettere nella prossima mail, in ogni caso, oltre che tutti noi copiarlo e in modo che abbiamo due fonti. All'interno di Migrated, fra l'altro, portiamo avanti richieste di advocacy sia per l'attuazione della strategia ECG che della legge sull'educazione civica. Questo da Camilla Sertupi. Io non so se c'è più Elena Lanzarini con noi, perché sarebbe stato... No, non c'è più. Un commento da parte vostra, Gianfranco e Daniele, come comune di Modena, su... Ma io devo dire che l'esperienza che stiamo facendo con Shaping Fair Cities, poi hai richiamato anche tu Paola il lavoro che è stato fatto con appunto i decisori politici, quindi anche e con i dirigenti, perché poi sono stati fatti, è stato fatto tutto un percorso che purtroppo si è dovuto rallentare e sospendere anche per i problemi legati appunto alla particolare situazione che si sta vivendo in questa fase, insomma in questi mesi, che però già ha portato ad alcuni risultati che andranno ripresi e ancora messi, ancora migliorati prossimamente. L'idea appunto di rileggere tutta l'attività dell'ente, cercando appunto di portare avanti un ragionamento che valorizzi tutto quanto viene fatto in vista appunto degli obiettivi e della realizzazione, della localizzazione dell'Agenda 2030, per noi è fondamentale e credo che con questo progetto si sta riuscendo nella fatica di questo periodo particolare, ma comunque si sta riuscendo a fare buoni passi avanti e speriamo che appunto di riuscire a farne ancora di più anche con questo tipo di confronti che stiamo facendo, come questa iniziativa, la prossima che ci sarà e tutti gli altri eventi che sono stati organizzati che sono ancora e che sono appunto programmati nei prossimi mesi. Quindi diciamo un buon lavoro che stiamo cercando di fare e ben vengano tutti i confronti e gli interventi che possiamo realizzare con questi eventi, insomma, soprattutto grazie anche poi a un confronto con delle persone che lavorano in quest'ambito e che hanno grande esperienza dal punto di vista anche scientifico, perché chiaramente i decisori politici, le amministrazioni, eccetera, possono lavorare, conoscono bene le problematiche, eccetera, ma hanno bisogno anche di una guida, di un percorso che può essere dato solo da determinati strumenti anche scientifici che ci possono essere dati dagli esperti. E questo, da questo punto di vista, è molto positivo. Sì, io voglio aggiungere qualcosa oppure... Sì, grazie Gianfranco. Io aggiungo solo una cosa, visto che attraverso la Chiama Mondo e anche il progetto Shaping Fair Cities abbiamo avuto modo di portare nelle scuole del territorio il tema dell'educazione alla cittadinanza globale, ci siamo resi conto di come delle linee guida metodologiche come la strategia dell'educazione alla cittadinanza globale ci aiutino a mettere insieme quei tanti pezzettini che poi singolarmente portano avanti le insegnanti nelle varie classi di ogni ordine e grado, perché prima dell'educazione alla cittadinanza globale si è sempre parlato di sostenibilità ambientale, sostenibilità sotto diversi profili. Diciamo che definirla
integrarla e fare un sistema può essere davvero di aiuto per, ecco, unire le forze, insomma.